Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua per vedere le ultimissime news. Data download del JAP, ragazzi, su Dokkan Battle. Finalmente sono uscite le prime carte free to play. Ancora non si sa niente di quello che saranno probabilmente Goku e Vegeta dell'anniversario IPG pullabili Goku e Vegeta. Non si sa ancora niente, peccato. Comunque si tratta, ragazzi, praticamente domani. Domani dovrebbero uscire i banner, quindi usciranno probabilmente domani, quella è la cosa. Ragazzi, comunque, passiamo un attimo su Reddit perché abbiamo tutte le carte. Ecco qua, abbiamo tutte le carte, le nuove carte free to play Goku Super Saiyan 4, LRB Pan, SSR Giru, Tour Giru, vabbè, che a noi ci interessa più che altro il Tour Giru, il nuovo SR Physics Super Saiyan Trunks GT e Goku Junior Eza. Dopodiché abbiamo due nuove categorie, c'è un attimo da parlare perché è un po' interessante, che è Lineage of Goku, praticamente Son Goku Family, e poi abbiamo Lineage of Vegeta, che è la Vegeta Family. Dopodiché abbiamo le missioni, ok, lasciamo perdere, in più abbiamo la nuova Boss Rush Stage 7, che dà 35 stone, grazie mille, e abbiamo nuovi item, Purple Stone 3, che è quella per comprare i Neo God, vabbè. Poi abbiamo la Redstone 7, quella per comprare gli Eza. E infine abbiamo il Gacha Token, che ne parliamo verso la fine perché potrebbe essere qualcosa di grosso, veramente grosso. Comunque, eccoci qua, guardiamo un attimo tutte le carte. E in più, manca una cosa. Active Skill, abbiamo la prima Active Skill in game. E in più ancora, abbiamo le voci. Le voci. Wow. Siamo arrivati da avere le schifezze, le carte ancora brutte, quello c'è poco da fare, le carte ancora sono fatte male, nel senso, cioè il PNG che viene usato per creare la carta è brutto, è pieno di artefatti, sempre schifoso, però intanto abbiamo le voci, è già tanto, no? È quello, è già tanto quello. Comunque abbiamo il nuovo Giru, free to play, leader skill, int type, chi più 2, attack and death più 40%, vabbè, super attack, abbiamo spinning attack, cause supreme damage to the enemy and seal super attack, carino il seal. Passiva, adventure support, if there is an hybrid Saiyan category ally present, riceve più 2 key, attack and death più 60. E poi desire for the Dragon Balls category, che è Seeker of the Dragon Balls, fa ally key più 2 e attack and death più 30%, è un buffer Seeker of the Dragon Balls. Ok, va bene. I links a More Than Meets the Eye, Flea, cavolo ce l'ha più che altro, Mechanical Menaces, GT, Shattering the Limit, Rival Duo, categorie Desire for the Dragon Balls, che è Seeker of the Dragon Balls. Ok, vabbè, è un buffer per un team free to play che ha la leader 77%. È abbastanza ridicola la cosa, però va bene, comunque è un buffer chi più 2, attack and death più 30%. Ora, passiamo a LRB Pan. Lo dico subito, poteva essere molto meglio di quella che è adesso, però intanto l'accettiamo e vabbè, è molto facile da farmare, almeno fino a tour, vediamo poi del tutto. Pan Oni GT, leader skill, recover 3333 HP per on type key sphere obtained. Una leader skill inutile completamente in un meta dove siamo a 170, gli eventi richiedono tanta vita e tutto, un team con lei leader vuol dire 70.000 di vita? Forse, vabbè, è una leader skill veramente brutta. Super Attack. Attenzione, perché la Super Attack è, credo, la prima LR che può fare questa cosa. Abbiamo 12 key, Maiden Burst, Cause Colossal Damage and May Stun the Enemy. Vabbè, è May Stun, va bene. E abbiamo un additional effect che è able to launch super attack quando il key meter is 9 or more. Quindi se l'SA level è di 5 o superiore. Quindi vuol dire che dall'SA 5 in poi lei può tirare la special, la prima, la 12 key, a 9. A 9 key in su. Buono, non richiede key in questo modo. Poi abbiamo 18 key, Maiden Burst, cause colossal damage with a medium chance to stun the enemy. Medium chance, ok, è un po' poco, però va bene, l'accettiamo, è free to play, vabbè. Però c'è Ghost Gotenks con high chance, grazie.
un LR sarebbe stato un pochino più bello, un High Chance, solamente quello. Abbiamo comunque anche qua la possibilità di tirare la special a 15 key, da 15 key in su, se l'SA è di livello 5 in su. Buona come cosa, ci sta questa cosa, ok. Passiamo alla passiva perché non è cambiato molto, è quello che a me mi fa un attimo incavolare di questa pan. Anzi, andiamo un attimo a prendere la pan vecchia, il tour. Allora, leggiamo intanto la passiva dell'LR. Burst through, recover 33% of damage as HP and high chance to reduce damage received by 55%. Andiamo a leggere la vecchia, il tour. Eccola qua, questo è il tour. Recovers 30% of damage death as HP, high chance to reduce damage received by 50%. Wow, cavolo, 3% dalla recovery, 5% dal damage received. Non è un vero e proprio upgrade, va bene, ok. Il vero upgrade sta nella active skill. Leave it to pen. Condition, able to be activated starting from the third turn from the beginning of battle. Una volta sola. Ability, all allies attack più 33% per un turno. Cioè, la carta fondamentalmente non è cambiata di niente, tranne un po' di stats in più che, tra parentesi ragazzi, non c'è già forse, ok, c'è già. Tra parentesi, arriva un 13.000 d'attacco e 19.000 di vita. È un LR un po'. Ha tanta difesa, sì, 10.999. Vegito STR. Abbiamo un Vegito STR con 18.000 agli HP, 19.000 d'attacco, 13.000 alla difesa. E poi abbiamo una Pan con 19.000 agli HP, 13.000 all'attacco, difesa 10.000. Wow, che upgrade! È un po' brutta la cosa perché poteva essere molto meglio. Soprattutto per un motivo. Ok, gli hanno lasciato la passiva identica per mettergli l'active skill. Un buff all'All Allies più 33% di attack per un turno. Credo che sia l'utilizzo più sbagliato di queste active skill, anche se sono le prime, è l'utilizzo secondo me più sbagliato che ci possa essere. Nel senso, abbiamo queste active skill, poteva essere una cosa a ricarica, tipo, facciamo, no? Inizia subito il primo turno, la puoi usare, però per due turni dopo non lo puoi fare e devi aspettare la prossima volta ancora che ritorna e quindi la puoi usare. È brutta quella cosa che è una volta sola, cioè all allies attack più 33% per un turno, lo usi, non ce l'hai più. Molto 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 brutta come cosa secondo me. Potrebbero essere usate molto meglio le active skill, adesso dobbiamo vedere su Goku e Vegeta perché se sono usate nello stesso metodo... Dire che fa schifo è una cosa seria. Queste active skill dovrebbero essere qualcosa, secondo me, di più figo di quello che sono per ora con Pan. O la Lies Attack 33% una volta sola e basta. Cioè, è un buff del 33% una volta. Dopo che l'hai usato, ciao, basta, fine, non si usa più. Infine abbiamo Leza. Leza di Goku Junior. Anche questo un po' meh, nel senso... Speravo, cioè, avendo visto gli Eza degli ultimi due PG free to play, che sono Goku e Vegeta Super Saiyan Blue, quelli sono abbastanza buoni. Ovviamente se si ha già il team completo si prendono e si sbattono via, ma è normale, sono unità free to play. Prendiamo Goku Junior, leader skill a Eza, Desire for the Dragon Balls, basta, non ne voglio più sapere di questa categoria. È la nuova categoria Namek Saga, praticamente, con forse un pochino di PG più utili. Category key più 3 HP attack and death più 77%, oppure int type key più 2 HP attack and death più 30%. Super attack Eza, abbiamo un raises death per un turno in cause supreme damage to enemy, down supreme damage e basta. E abbiamo la passiva a Eza. Prima di tutto leggiamo la vecchia. La old, attacco più 40%, plus great chance for an extra 40% boost... e death meno 40 when performing a super attack. Diventa, carino, però... Me, passiva, chi più 2 all'inizio del turno, attacco più 60 quando fa la special, buono, è veramente buono quello, e great chance for an extra attack and death più 60, non è cambiato di molto, soprattutto perché se con la great chance non si attiva, non fa niente, quello è il vero problema, è rimasta un po' simile, gli hanno tolto quel death meno 40%. Ok, abbiamo visto tutte queste cose.
interessantissime. Torniamo un attimo indietro perché abbiamo Lineage of Goku, Lineage of Vegeta. Ora, lasciando perdere tutte quelle carte brutte, ovviamente abbiamo Gohan e Lerr, abbiamo tutta la Son Goku Family con Kiki. Quello che mi interesserebbe di più, voglio vedere, ma credo che non ci sia, sarà Goten e Trunks. Goten e Trunks non è probabilmente presente. Abbiamo comunque Bardock, abbiamo un nuovo Goku Super Saiyan 4, abbiamo comunque il Goku Free to Play. Ok, no, non è presente Goten e Trunks. Va bene, quindi da Vegeta stessa cosa. Come team, Son Goku Family è qualcosa di devastante. Cioè, capiamoci, un team dove abbiamo Goku delle Road, Bardock Super Saiyan 3, Gohan LR, il nuovo Goku Super Saiyan 4, Goku Super Saiyan 3. Mamma mia! Mamma mia, ragazzi, questo team è veramente bello. E comunque come buffer abbiamo i vari Gohan utili, Gohan Great Saiyaman non credo che ci sia a sto punto. Sì, fa la fine di Goten e Trunks, ok, va bene. Comunque abbiamo Kiki, ok, inutile. Abbiamo i Gohan Ultimate. Categoria veramente grossa, c'è poco da dire. La categoria di Goku è grossissima. Fine, fine. C'era Vegeta! C'era Vegeta! Vabbè, questo è il meme. Finalmente Vegeta ha una categoria seria. Alleluia, ci è voluto anni. Però mi chiedo, è strano? Nel senso, perché Vegeta ha la categoria seria? Quando la carta sarebbe Vegeta in Bulma e Goten e Trunks non ce l'hanno. Mi sa anche Trunks e MyLR. Ok, che sono la stessa famiglia, però è un po' ridicolo perché comunque non si ha Gohan Great Saiyaman, Great Saiyaman LR. Videl fa parte della famiglia di Goku alla fine, è sposata con Gohan. Però va bene. Siamo infine all'ultimo item, perché siamo qua ormai da tantissimo, è arrivata l'ora di parlare dell'ultimo item. Gasha Coin, Treasure Available at Gasha. Ok, questo è al condizionale, come è scritto da Dokkaner. Al condizionale dovrebbe essere la valuta che si accumula quando si tira sui portali, quando si fanno delle summon, poi scambiabile contro le mappe, quindi in questo caso le carte probabilmente. Ora bisogna vedere esattamente, ma è al condizionale, cioè non è sicuro, è una cosa però molto fattibile, anche perché comunque sembra uno di quegli item che ti fa prendere la roba al baba. Detta come aveva detto, è uno di quegli item che ti fa prendere la roba al baba, secondo me. Secondo me è uno di quegli item che si riscattano dal baba e quelle cose. Poi bisogna vedere quando esce. Però, come detto anche da Dokkaner, condizionale dovrebbe essere la valuta che si accumula quando si fanno le multi e scambiabile per qualcosa. Bisogna vedere esattamente, è qualcosa di decisamente interessante. Detto questo, comunque, ragazzi, abbiamo visto tutte le news. Ora manca solamente Goku e Vegeta, mancano le nuove active skill, sperando realmente, per come la vedo, che siano migliori di quella che ha Bipan, che le active skill siano qualcosa di seriamente buono e non un yeah, ti baffiamo una volta sola nella partita, che è molto brutta come cosa. La Pan è stata fatta apposta per testare le active skill, semplicemente è stata quindi rovinata in tutte le altre cose per quel motivo, c'è poco da vedere infatti. Ok, va bene, e in più ha le voci, le prime voci su Dokkan abbiamo, ci sta come cosa per ora. Ragazzi, abbiamo finito per questo video, adesso si aspetta veramente Goku e Vegeta, e si è quasi pronti a pullare sul duel. Detto questo, comunque, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, fatemelo vedere, lasciate tanti bei mi piace, commentate e iscrivetevi. Ragazzi, in più vi ricordo che potete seguirmi sulla pagina Facebook, sul profilo Instagram e sul profilo Twitter. Tutti i link sono sotto in descrizione. E come ultima cosa vi ricordo che sono in live sul canale Twitch quasi ogni sera alle 21, ragazzi. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.